Buongiorno, buongiorno tu, gattino chiacchierone, il gattino chiacchierone. Il gatto d'Ambra ha già fatto la pappa, adesso gli ho dato tanti baci, tante coccole. Bubu, solo che non bastano mai le coccole, non bastano mai. Saluta tutti i tuoi fan, gatto d'Ambra. Ciao miei fans, ciao miei fans. La mamma mi ha messo di nuovo a dieta. E io non sono tanto contento di ciò. Piccolo Bubu, dove vai? Dove vai? Dove vai, piccolo Bubu? E qui c'è anche la nostra gattina Stellina che vuole salutarvi. Ciao patatina, buongiorno. Lei sembra un pochino più, diciamo, sostenuta. Non ho tempo né voglia in questo momento. Lasciami in pace, mi sta tollerando, mi sta tollerando. Penso che questo sia il primo vlog, finalmente di quest'anno in cui non c'è più l'albero di Natale. Ebbene sì, ta-ta-da, l'albero di Natale finalmente se n'è andato. E mi sembra che il soggiorno sia enorme, tipo, ce l'avete anche voi questa cosa che quando togliete l'albero di Natale sembra un'altra casa? Con gatto Denver immobile qua. Ciao Bubu, vado a prepararmi. Buongiorno ragazzi, solita postazione make-up, anche se in realtà ho un po' cambiato la sistemazione qui della mia cabina armadio barra studio. Comunque, sono in fase truccaccio, già truccaggio, come parlo oggi che mi sono svegliata da poco in realtà, e ogni volta che mi sveglio poi rimango a letto, tipo per, non lo so, mezz'ora almeno a messaggiare con il mio ragazzo. Che strano dire con il mio ragazzo, dopo 3 anni che sono stata singola di frequentazioni, dire il mio ragazzo è veramente strano. Comunque sì, e me ne sto lì a letto e poi sono completamente rimbambita e quindi appunto mi sono praticamente appena alzata dal letto. Comunque ho fatto la base, come al solito ho utilizzato il nudissimo fondotinta di Diego Dalla Palma che ho riacquistato per la 100ª volta, ma mi trovo troppo bene con questo fondotinta. Tra l'altro oggi, lo sapete, io non ho mai brufoli praticamente, ma oggi ne ho uno gigantesco qua, che adesso è coperto, lo vedete benissimo, però sì, ed è colpa mia però, ci tengo a sottolineare che non è un brufolo che mi è venuto di sua spontanea volontà, ma sono io che ho strizzato tipo un punto nero, che non so neanche se fosse un punto nero, però sì, quindi è colpa mia. Comunque, mi sto preparando in realtà per vedere Francesca, un'amica, perché andiamo al supermercato italiano, poi penso che andremo a farci un aperitivo, ma molto molto contenta di andare al supermercato italiano a prendere un sacco di cosine, appunto italiane, che mi mancano tantissimo. Neil, quando è stato qua, mi ha portato i pan di stelle e vi giuro, sono stata così felice di vedere i pan di stelle che mi mancano un sacco. Ma in questo supermercato ci sono i gelati cucciolone, c'è la focaccia. Oh mio Dio, ragazzi! Abbiamo messo quindi fondotinta e correttore. Adesso passiamo alla cipria. Questa è quella in polvere libera di Rare Beauty colorazione light. Mi piace tantissimo il pack che hanno fatto di questa cipria. Il fatto che si possa chiudere evita di sprecare prodotto e di sporcarsi, è veramente una figata. Non capisco perché tutti gli altri brand non possono fare la stessa identica cosa, perché veramente non c'è più spreco di prodotto in questo modo. Quindi vado a metterne un po' nel tappino. In inverno devo andare un po' più leggera con la cipria, mi sono resa conto, perché appunto la mia pelle tende a seccarsi tantissimo. Per il contouring vado ad utilizzare la terra di Marc Jacobs, che eccola qua, è abbastanza neutra, fredda come sottotono, diciamo più neutra, quindi può andare abbastanza bene anche per il contouring, perché è difficile trovare terre abbastanza fredde per fare il contouring, ho notato. Questa è ottima, anche se ho sentito in realtà che Marc Jacobs Beauty sta per chiudere, ragazzi. Ho sentito questa novità, in realtà il sito, per quanto mi risulta, c'è ancora, quindi i prodotti sono ancora in vendita, ma ho sentito che sta per chiudere e quindi sì, ci sono rimasta onestamente. Poi non so se sia una fake news, ma non credo onestamente che lo sia, quindi chi lo sa se i prodotti poi andranno
in promozione, in saldo. Chi lo sa, potrebbe essere una cosa interessante. Anche perché, onestamente, vi dico la verità, io ho lavorato con Marc Jacobs, ho lavorato con Marc Jacobs Beauty. Sono prodotti ottimi, però c'è da dire che effettivamente sono estremamente, estremamente costosi, anche più costosi di altri brand, sempre dello stesso, diciamo, della stessa qualità, sempre brand di case di moda che poi hanno fatto la loro collezione trucco. E effettivamente di solito sono un pochino più, non voglio dire economici, ma appunto questi di Marc Jacobs sono effettivamente un pochino più caretti rispetto agli altri, e forse questo non ha aiutato tantissimo il brand. Fatto sta che appunto ho sentito che sarà così. Anche con il contouring ultimamente sto andando molto più leggera, perché secondo me mettere troppo contouring tende ad invecchiare. Magari sarà una unpopular opinion, ma per quanto mi riguarda, se ne metto troppo, secondo me scolpire troppo il viso, secondo me ha un po' un effetto invecchiante, perché se ci pensiamo i bambini hanno tutti la faccia molto paffutella rotondeggiante, tipo, che è una cosa di me che io ho sempre odiato, avere la faccia così rotondeggiante paffutella, però effettivamente è una cosa che rende il viso più giovanile, e quindi secondo me bisognerebbe evitare di fare troppo contouring se non si vuole appunto risultare più vecchi, specialmente se abbiamo il viso già comunque molto scolpito, ok? Io insomma un pochino lo faccio, però appunto tento di non esagerare. Immancabile comunque anche oggi il nostro Starbucks, ragazzi, sono gli ultimi che sono riuscita a trovare, quelli natalizi, questo è il white chocolate mocha, io lo adoro, però appunto lo fanno solo a Natale purtroppo, questi sono gli ultimi che sono riuscita a beccare e, per quest'anno, ogni anno non vedo l'ora che ritornino e li fanno sempre uguali ogni anno, io li amo. Ma io vi giuro, quando mi sveglio non posso più fare a meno del mio Starbucks, non ce la posso fare. Dopo questi comunque prenderò quelli soliti, gli skinny latte, che sono anche senza lattosio, che penso sia meglio per il mio stomaco, perché vi devo dire che dopo ormai un paio di mesi che bevo questi, che il lattosio ce l'hanno, e il mio stomaco insomma non sta proprio benissimo, quindi sì, sono una di quelle che si lamenta, no, non devo bere il lattosio, poi lo bevo, comunque sto male, sì, faccio parte di quel gruppo, lo ammetto. Blush, applichiamo questo di Too Faced, quanto è carino questo pack, ed è il Butterfly Babe. Purtroppo la patina dorata era veramente super superficiale, perché l'ho utilizzato 2-3 volte e se n'è completamente andata. Questo è un po' un peccato, ma è un ottimo blush, ha veramente un bel colore naturale. È parecchio rosato, quindi ci sta bene con la mia carnagione, ed ha anche un po' questo sheen, questa luminosità che, vi dirò, non mi dispiace affatto. Davvero molto molto carino, wow, molto luminoso, oh mio dio, ok. Illuminante vado ad utilizzare Cookie di Benefit. Domani, ragazzi, comunque filmerò, perché su Instagram mi avete lasciato un sacco di domande, vi ho chiesto di farmi delle domande, poi avrei risposto in un video YouTube, e domani filmerò il video YouTube in cui rispondo a tutte le vostre domande, un nuovo Nicole risponde, e mi avete fatto, ovviamente, me l'aspettavo, ma mi fa anche piacere, mi avete fatto un sacco di domande sul mio ragazzo, e quindi vi anticipo che appunto risponderò a tante delle vostre domande nel video domani, quindi se siete curiosi non perdetevelo. Sopracciglia, inizio con la micro, questa è la matita sopracciglia alta precisione resistente all'acqua lunga tenuta di Diego Dalla Palma, colorazione 11, e parecchio chiara, ma mi sono resa conto che ultimamente, ragazzi, facevo le sopracciglia troppo scure, non mi piacevano, e quindi sto tornando appunto a colorazioni un pochino più chiare, se non altro per la prima parte del sopracciglio, perché io ho una carnagione molto chiara, non sto più mettendo l'autoabbronzante da un po', quindi vi anticipo, sto ritornando ancora più fantasmina di quello che ero, e quindi se faccio le sopracciglia troppo scure mi sono resa conto che non lo so, mi sbatte un po' la carnagione, sono veramente troppo fanno troppo contrasto,
e io sono una summer light e quindi non sto bene con contrasti troppo forti e quindi ho notato appunto questa cosa e continuo ad utilizzare prodotti un pochino più scuri ma solo nella parte esterna per dare un pochino più di definizione al sopracciglio, ma nella parte iniziale appunto vado con una matita chiara. Parte esterna del sopracciglio vado ad utilizzare il brow styler, questo è parecchio scuretto perché è in colorazione 3.5, ma appunto lo metto solo sulla parte esterna e vado leggera solo con la parte della matita. E qui ho veramente bisogno di un pochino più di colore perché qui le mie sopracciglia sono un po' rade, devo fare la parte finale e renderla un pochino più scura, altrimenti appunto non mi dà un bel effetto. Nel frattempo sto anche facendo il conto alla rovescia per il viaggio che ho tra meno di un mese ormai e quindi molto molto felice, molto molto felice veramente in questo periodo, ragazzi, sto... ho tanti di quei conti alla rovescia in questo momento che non avete idea, ma appunto quando vi parlerò nel video di domani capirete meglio. La mia amica mi ha appena mandato un vocale, è ancora un po' in ritardo, quindi perfetto ragazzi, così abbiamo un pochino più tempo perché anch'io sono sempre in ritardo. Adesso fatte le sopracciglia, se vedete sono molto più naturali rispetto magari se andate a vedere i contenuti di un paio di mesi fa, quindi decisamente, decisamente secondo me meglio, ma datemi i vostri consigli come vi sembrano così, e perché mi fido sempre tantissimo dei vostri consigli, veramente. Adesso mascara, vado ad utilizzare quello di Rare Beauty o il campioncino, ma devo dire mi trovo molto bene con questo mascara alla fine. Sì, stavo cercando il nome, ma è l'unico mascara di Rare Beauty, colorazione nera, quindi non potete sbagliare assolutamente. Prima del mascara, quasi dimenticavo, vado ad applicare questa matita di We Makeup, si chiama Only Eye Pencil, colorazione numero 05, Moonstone Butter. Ragazzi, questa è una matita chiara ma non bianca, quindi un bel color carne, e applicarla all'interno della rima interna apre tantissimo lo sguardo e lo fa sembrare subito più sveglio, più riposato, più luminoso, anche se mi lacrimano gli occhi ogni volta che la applico, ma dettagli. Sono 15 anni che mi trucco e sono 15 anni che ogni volta che applico un prodotto nella rima interna i miei occhi lacrimano, cioè lo sapete. Dicono che ci si abitua, ma in realtà per quanto mi riguarda, per la mia pelle delicata e i miei occhi delicati, è impossibile, però veramente l'effetto che dà questa matita è stupendo. E se posso consigliarvi, perché molti consigliano la matita bianca, secondo me invece sarebbe da evitare perché dà veramente un effetto completamente artificiale, mentre quelle color burro, che quindi sono un color carne chiaro, sono molto molto meglio. Mi sto guardando tantissimo nel monitor perché non sono abituata a blush così luminosi, però effettivamente non è male, non mi dispiace. Ok, mascara come prima cosa, sempre 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 lo applico prima sulle ciglia inferiori così non sbavo. E un altro video che arriverà nei prossimi giorni, vi anticipo, è il video in cui acquistiamo la cosa più economica da Versace, perché mi sono resa conto che su Versace ancora non l'abbiamo fatto questo video, so che è una tipologia che vi piace tantissimo e quindi ho già registrato la prima parte in cui acquisto la cosa più economica su Versace, che non vi anticipo che cos'è, ma sto aspettando che appunto mi arrivi il prodotto in sé che abbiamo ordinato per filmare la seconda parte del video e poi appunto ve lo mando, ma dovrebbe in realtà arrivare domani perché mi hanno dato come tempistica di spedizione 1-2 giorni lavorativi con corriere, devo dire molto veloce, e quindi dovrebbe essere, se domani vi filmo il video, Nicole risponde sulle risposte alle vostre domande, scusatemi,
Ogni tanto mi manca ancora la voce da quando ho avuto un po' di influenza, un po' di mal di gola. E quindi quello subito dopo sarà la cosa più economica su Versace. Che tra l'altro, se avete altre richieste per altri brand su cui fare appunto acquisto la cosa più economica da, fatemi sapere. L'abbiamo fatto anche con Chiara Ferragni. E soprattutto fatemi sapere se ci sono brand italiani. Avevo pensato tipo Federico Fashion Style, ma ho visto che sul suo sito ha veramente poca roba, quindi non avrebbe tanto senso acquistare la cosa più economica quando ce ne sono 4 di prodotti tipo. Però fatemi sapere qualche altro marchio magari che vi potrebbe interessare, appunto, anche marchi italiani. So che in molti mi seguite qui su YouTube, ma non mi seguite invece su Instagram. Alcuni mi seguono su tutte le piattaforme, altri su YouTube, altri solo su Instagram, altri solo su TikTok. E quindi questa tipologia di acquisto è la cosa più economica da, la carico anche in modalità, diciamo, in formato ridotto, molto più breve, ovviamente. Anche su Instagram e su TikTok, quindi li vedrete anche lì appunto in formato più conciso, perché la tempistica che poi fa stranissimo, ma è veramente complicato per me da creator. Labbra, vado ad applicare la lip combo di Chiara Ferragni. Io adoro questa lip combo, adoro la matita, adoro il rossetto, a volte uso solo una, a volte uso solo l'altro, ma li amo anche assieme, quindi oggi li utilizziamo entrambi. Inizio con la matita, devo farle la punta, decisamente, un attimo. Vi dicevo che come creator è veramente assurdo, perché inizialmente sono nati i TikTok, che erano, se non sbaglio, di un minuto, adesso sono 3 o addirittura 10 minuti, però la maggior parte sul mio TikTok mi sa che ho un limite di 3 minuti per il momento. Poi, non mi ricordo chi per primo, penso Instagram, poi Instagram lancia i reel, che sono palesemente una scopiazzata dei TikTok, però li mette a 1 minuto e mezzo, quindi quando carico un TikTok di 3 minuti, poi devo rifare un montaggio per riadattarlo, per caricarlo anche su Instagram in formato shorts, no, in formato reel, scusate, ma poi ci si è messo anche YouTube, che ha ideato gli short, che non sono altro che la scopiazzata di TikTok e di Instagram, ovviamente, ma udite udite, YouTube ha deciso, per non far capire che si tratta di una scopiazzata pazzesca, che cosa hanno fatto? Hanno messo il limite di 60 secondi, quindi 1 minuto. Quindi ci sono TikTok che vedete su TikTok, che poi io devo riadattare per Instagram facendoli di 90 secondi, per poi riadattarli per YouTube, per gli shorts, facendoli di 60 secondi. Quindi tipo, se vedete che dico oggi vi elenco 7 prodotti e poi ne elenco 3, è perché purtroppo devo riadattare e rendere molto più brevi tutti i video che faccio per le diverse piattaforme, e questa cosa veramente da creator è terribile, perché almeno fare un format e poi caricarlo sulle stesse piattaforme, visto che alla fine i video sono quelli, non capisco perché cambiare la durata. Quindi sì, questa è un po' una cosa, quindi, ma volevo dirlo perché appunto spesso tipo su Instagram mi dite: no, ma hai menzionato, hai detto che avresti menzionato 7 prodotti, ne hai detti 5. È per questo, perché purtroppo non si possono caricare reel né shorts più lunghi di un tot quando io ho video più lunghi. Questo è insomma il perché, non sono io rincretinita che mi dimentico di inserire i prodotti, dico che ne elenco 7 poi ne elenco 3, no, purtroppo ho dovuto effettivamente tagliare fuori quei pezzi fino a quando appunto tutti i nostri social media si renderanno conto che forse è molto più utile e intelligente rendere tutto della stessa durata. Almeno per noi creator sarebbe tutto molto più semplice. Applicata la matita, ditemi se non è meravigliosa, cioè questo colore è stupendo, sembra fatto apposta per me. E adesso passiamo al rossetto, stessa identica shade, ma molto cremoso e idratante, e ne ho seriamente bisogno, ragazzi, perché ho le labbra secchissime in questo periodo. Oh mio Dio, sto applicando balsami, maschere continue, però devo dire che stanno funzionando, perché erano molto screpolate, adesso le sento morbide, ma devo continuare con prodotti molto idratanti. Ok ragazzi, fatto, make up completo. Adoro, adoro questo mascara e adoro
questo rossetto. Wow! Questa luce è terribile perché illumina dall'alto e quindi mi fa tutte le ombre orribili. Comunque, questo è il mio outfit di oggi, ragazzi. Cappotto Max Mara, sciarpa Chanel, borsetta anche questa Chanel, questa è la boy bag che non so se vendere oppure no. Stivali di Stuart Weitzman, quelli che adoro, bassi ma che arrivano sopra il ginocchio, e jeans, skinny jeans di ASOS. Ci siamo, ragazzi, guardate che meraviglia, probabilmente per voi non è niente di che, ma per noi in Olanda vedere tutto ciò è un miracolo. Sì, pan di stelle! Oh, questi sono buonissimi, ma questi li mangiavo da piccola. So che prendo questi, troppa nostalgia. No, vabbè, queste le devo prendere. Ragazzi, hanno tutte le rovine del pan di stelle. I cereali li ho assaggiati, ma non mi fanno impazzire. Però queste, non posso lasciarle qua. Queste le prendo. Il ciobar lo prendo assolutamente. Uno classico. Questo classico, sì. Uno classico e uno bianco. Ta-da! Questi mi piacciono un sacco. Che packaging. Andiamo a vedere, ho preso anche i Fonzies e le Chipster. E penso di prendere anche queste, che sono strabuone, le focaccelle. Peccato che non ci siano integrali, perché anche integrali sono buone queste qua. Devo assolutamente prendere i taralli, ragazzi, li adoro. Dove sono classici? Il finocchio no, classici. Che buoni. Non ho mai assaggiato questo risotto, ma mi sa che lo prenderò. Risotto alla tirolese, speck e formaggio cremoso, buono. Vabbè, tutta la zona caffè io la salto. Tonno. Però il tonno a Rio Mare in realtà si trova tranquillamente, quindi salterò. Rigorosamente anche estate, ragazzi. No, prenderò. Peccato non ci sia quello zero. Assolutamente polenta, che mi manca tantissimo. Sofficini, ragazzi, io sono drogata di sofficini. Allora prendo pomodoro e prendo solo pomodoro, perché non so se mi stanno in freezer. Ragazzi, volevo prendere due cose ed è già troppo. E poi volevo assolutamente prendere anche questa focaccia, che è pazzesca, è veramente pazzesca. Sacco di pasta fresca, ma questa mi sa che la schippo per stavolta. Oddio, crocchè, madonna, che buoni. Panzerotti, oddio. Direi che sono molto contenta di quello che ho trovato. Ho preso anche prosciutto crudo, salame ungherese e i VD aia, ragazzi. Che buono. E poi lo stracchino anche. Che se a me piace quello di nonno Nanni. C'era questo, ma meglio di niente, perché qui lo stracchino proprio non si trova. Mi ha fatto super piacere vedere Francesca, adesso l'ho salutata. C'era anche la sua bimba. E adesso sto tornando a casa, ragazzi. E mi giro un po' la testa per lo spritz. Che ridere, ragazzi. Allora, sono tornata a casa, mi sto togliendo gli stivali. Nel frattempo volevo raccontarvi, sono a fuoco? No. Ok, forse adesso sì. Che ridere, stavamo al supermercato e c'era sto ragazzo, tipo altissimo, che vedevo che mi guardava. Pensavo, ma che c'è? Cioè, tipo, perché questo mi guarda? E ovviamente al supermercato italiano ci lavorano ragazzi italiani. E ad un certo punto, quando stavo per andare in cassa, si avvicina a me e mi dice:
Infatti io ero là tipo, ma cosa vuole? E poi mi fa, ma tu sei Nicole? E faccio, sì! E mi fa, e lì a quel punto avevo capito come aveva riconosciuto ovviamente dai social, che ridere, e poi mi fa, io sono un tuo follower, anche mia mamma è una tua follower, possiamo farci una foto assieme, che carino, è stato super carino! Quindi poi ci siamo fatti il selfie assieme e poco fa ho aperto YouTube e ho visto che mi è arrivato un commento della mamma che mi diceva: Nicole, sono troppo felice, hai incontrato mio figlio al supermercato italiano ad Amsterdam, vi siete fatti la foto assieme. Quindi mi ha fatto troppo ridere questa cosa, non lo so. Molto. Mi piace tanto ricevere il vostro affetto, tipo. E da quando sono tornata a vivere ad Amsterdam, incontro pochi follower, ovviamente, perché in Italia mi conoscono tipo in tantissimi, ma qua ovviamente molto meno perché i miei contenuti sono in italiano e quindi chi sa parlare l'italiano mi conosce naturalmente, quindi mi ha stupito questa cosa, mi ha colto un po' impreparato, mi ha fatto super super piacere. È stata veramente una giornata molto molto bella, sono troppo felice di aver rivisto la mia amica Francesca che appunto adesso si sta trasferendo all'AIA e quindi la vedo di meno. E mi ha fatto super 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 piacere rivederla. Vabbè, adesso c'ho un po'. Io bevo un bicchiere di vino, mi gira la testa, quindi sono un po' in questo momento. Dovrei mangiare qualcosa. Penso che dovrei mangiare qualcosa. Non so bene che cosa farò stasera per cena. In realtà, con tutte le robe che ho comprato al supermercato, sicuramente ho l'imbarazzo della scelta. Penso però che farò i sofficini, perché vi giuro, mi mancano troppo i sofficini, quindi non dateli per scontati, non date per scontati i sofficini, ragazzi, perché se andate a vivere all'estero vi garantisco che vi mancheranno, e quindi penso proprio che farò scorpacciato di sofficini, pomodoro e mozzarella stasera. E di là c'è Gatto Denver che continua a chiamarmi perché ha tanta tanta fame. Ecco. Questa è la situazione in casa, in questo momento. Mi dica, signor Gatto Denver, non ti do altra pappa. Guarda, c'hai pure i segni del rossetto perché qualcuno si prende tanti bacini. Vergognati. Quanto chiacchieri, Gatto Denver. Non ti posso dare altra pappa, la pappa morbida l'hai appena fatta. Non hai più fame. No, non hai più fame. No, perché la gatta, vedi che lei non si lamenta, che hai fatto tanta pappa. Tu invece vuoi sempre pappa extra. Sempre pappa extra. Guarda che pancione che hai. Guarda che culone che c'hai. Guardati te. Bubu. Bubu. Devi stare un po' a dieta adesso, Bubu. Sì, un pochino a dieta perché siamo ingrassati di nuovo. Pochino a dieta. Lo so che non sei d'accordo, però è così. Nel frattempo devo svuotare la lavastoviglie, che questa è appunto quella nuova. Gatto Denver, smettila, non ti do niente. Purtroppo dobbiamo sentircelo, ragazzi. E questa è la nuovissima lavastoviglie che hanno cambiato. Prima era marchio Whirlpool e questa invece è Siemens. Mi hanno detto che dovrebbe essere molto meglio rispetto a Whirlpool come marca. Poi io non me ne intendo. E nel frattempo devo anche mettere via la spesuccia con tutte le cosine italiane. Penso di avervi fatto vedere in realtà già tutto dal supermercato. E potrei fare anche la polenta stasera. Vediamo. Sicuramente dopo cena una cosa è certa, farò il ciobar. Questo è poco ma sicuro. Mi sono cambiata e messa comoda, come ben potete vedere, e adesso mi metto un pochino a lavorare al computer prima di preparare la cena, che non so se preparerò o forse sgranocchierò direttamente così ne ho preso, per essere onesti. Non sarà sicuramente la cena più sana di questo mondo, ma io stasera mi mangerò un bel pezzo di focaccia con le olive verdi, un po' di prosciutto crudo e un po' di stracchino che, mamma mia ragazzi, non immaginate quanto mi mancano, cioè tutte queste cose mi mancano tantissimo. Prosciutto crudo qui lo trovo anche abbastanza buono, devo dire, ma la focaccia italiana e lo stracchino mi sembra un miracolo averli qui, mi sembra veramente impossibile. Dovrei andarci più spesso in questo supermercato, effettivamente. Gatta Stellina allegramente che mi passa. Ah, che brava Gatta Stellina.
Che brava gatta Stellina. Oh, gatta Stellina. Oh, diventa sempre super affettuosa gatta Stellina la sera tardi. Che brava gatta Stellina. Che brava questa gattina. Non so se le sentite le fusa, ma sono fortissime. Ragazzi, in realtà è tardissimo. Io dopo cena mi sono persa al telefono a parlare con il mio ragazzo, che ancora devo farci l'abitudine a chiamarlo così, però è così, perché al momento non è ad Amsterdam e quindi ci sentiamo un sacco al cellulare e 10 minuti diventano 2 ore e perdo completamente il senso del tempo, sia quando sto con lui, che è veramente stranissimo, che anche quando ci sentiamo al telefono. Quindi mia family, io vi do la buonanotte adesso perché sono veramente stanchissima. Devo ancora struccarmi e il mio trucco, però devo dire, non è... ha resistito bene, però niente male, niente male. Però sì, è meglio che io mi strucchi quanto prima, perché ormai questo trucco ce l'ho da tantissimo. E poi mi metterò al montaggio di questo vlog. Stavo per dire vado a nanna, ma no, voglio montare questo video prima di andare a nanna, così poi sono sicura che vado online alle 17:30, lo programmo, perché poi altrimenti domani non so se riesco a fare il montaggio e altrimenti andrebbe online un giorno dopo ancora, perché molti mi dite: Nicole, ma è internet così lento? No, non è assolutamente la connessione, è che ci metto tantissimo a fare il montaggio e ci metto veramente tante ore, quindi devo sempre calcolare appunto che prima che un video vada online, cioè dovete sempre calcolare che prima che un video vada online ci sono tante ore di montaggio prima che possa caricarlo su YouTube. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo vlog, io vi mando un bacio gigantissimo come sempre, anche gatta Stellina vi mando un bacio gigantissimo. Vero gatta Stellina? Che brava questa gattina. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, oggi abbiamo anche la colonna sonora delle fusa di gatta Stellina. Venite qua che vi abbraccio! Forte, 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 forte! Io vi aspetto il prossimo video, non so se sarà domani o lunedì, ma vi aspetto il prossimo video e sarà un Nicole risponde. Ciao!